Ciao ragazzi, è arrivato il 2020, è arrivato gennaio, per cui è arrivato anche il calciomercato delle squadre di Serie A. E col calciomercato delle squadre di Serie A arriva anche l'asta di riparazione del fantacalcio e noi fantallenatori non vogliamo farci trovare impreparati. L'asta di riparazione del fantacalcio può aiutarci a consolidare la nostra posizione in classifica se siamo alti, oppure ci può aiutare a cercare di scalare posizioni nella classifica del fantacalcio. Però questa asta di riparazione ha le sue regole, bisogna affrontarla nel giusto modo e adesso cercheremo insieme di prepararci a questa asta di riparazione. Seguiamo intanto le 7 regole fondamentali per impostare la nostra strategia per l'asta del fantacalcio. Prima regola, i top vanno a chi ha più crediti. Non dobbiamo inventarci favolette, i top andranno sicuramente a quei fantallenatori che avranno conservato dei crediti durante l'anno. Per cui, se voi avete pochi crediti o avete un numero di crediti medio rispetto a qualcuno che da voi ha tanti crediti, state pur certi che Ibrahimovic non ve lo portate a casa. Seconda regola, puntate soltanto i giocatori che ricoprono quei ruoli di cui voi siete carenti. Nel senso che se voi avete tre attaccanti top, è inutile che cerchiate di spendere tutto il vostro budget per prendere appunto Ibrahimovic o un altro attaccante di prima fascia che si è rimasto svincolato. Voi punterete a rinforzare ad esempio la difesa dove magari avete una difesa di una squadra che sta andando in Serie B. Terza regola, prima di svincolare un giocatore andate a vedere quali altri giocatori ci sono che ricoprono lo stesso ruolo liberi, nel senso che bisogna vedere se ne vale la pena. Se voi andate a svincolare ad esempio un Quagliarella che vi siete rotti le scatole, che ha segnato solo 2 o 3 gol in tutta la stagione e l'avete pagato un casino, bisogna vedere che svincolati ci siano attaccanti che segnino più di lui, perché se ci sono attaccanti che segnano quanto lui, non so quanto valga la pena mandarlo via per poi inseguire un altro attaccante da 2 o 3 gol da qui a fine stagione. Poi, quarta regola, che è un po' una sottoregola di questa, bisogna che prestiate attenzione soprattutto alla gestione dei 3 portieri. Nel senso che se dei vostri 3 portieri, ad esempio, voi avete i 2 portieri dell'Inter e l'ultimo portiere è un portiere di una squadra da medio-bassa classifica che non usate mai, ad esempio, che ne so, Skorupski, per farvi capire, voi dovreste svincolarlo con quei crediti che vi avanzano. Sicuramente riuscirete a prendere un portiere più o meno dello stesso livello, che tanto, come ripeto, non userete praticamente mai, e in più vi avanzeranno dei crediti per muovervi sul mercato. Altra cosa sui portieri: se voi nei vostri 3 portieri avete 3 portieri titolari che per un qualche motivo non avete pagato tanto e che alla fine sono esplosi, come ad esempio poteva essere Olsen del Cagliari o che ne so Silvestri, che l'avete pagato poco nella prima parte della stagione, è andato molto bene. State attenti se svincolarli o meno, nel senso che magari voi svincolandoli andate ad aiutare qualche vostro avversario, perché magari sono rimasti liberi portieri non dello stesso livello, comunque che non garantiscono quella media voto. Per cui magari voi svincolando uno dei vostri portieri, pensando di farci un affare per guadagnare qualche credito, in realtà state andando a rinforzare i vostri avversari. Occhio, su questo. Quinta regola, non abbiate paura di spendere tanto per un solo giocatore. Tanto qui siamo alla fine, dell'anno, diciamo è l'ultima asta che farete questa, per cui è normale pensare di spendere molto per avere, diciamo, un top player in un certo ruolo, che può essere Castrovilli, può essere Ibrahimovic o Kulusevski, insomma, tanto si sa più o meno quali sono i svincolati forti. Per cui puntate con decisione il giocatore che vi interessa per rinforzarvi decisamente in un certo ruolo. Dopo gli altri giocatori li comprerete con meno crediti, prenderete quelli che avanzano, tanto comunque dei giocatori titolari, magari anche di squadre di bassa classifica, ma che vi assicurino di avere delle buone riserve, si trovano. Sesta regola, la solita, quella un po' bastarda, rialzate. Prima vi ho detto che è chiaro che Ibrahimovic o un altro top lo punterà a prendere chi ha più crediti, però se voi avete un minimo di crediti per farglielo pagare di più, tanto meglio, perché dopo voi potrete pagare un po' meno, diciamo avrete un concorrente in meno per andarvi ad aggiudicare un altro giocatore. Vi faccio un esempio: se voi Ibrahimovic, c'è uno che lo riesce a comprare con 15 crediti, ma voi glielo fate arrivare almeno a 20-25, magari questo ha meno crediti dopo per rialzarvi ad esempio un Castrovilli su cui voi state puntando.
Un altro piccolo consiglio: prestate attenzione ai punti di forza e di debolezza delle altre squadre che ci sono nella vostra lega di fantacalcio, nel senso che se voi sapete che c'è uno che è messo malissimo con gli attaccanti, lui punterà con decisione agli attaccanti svincolati, idem per la difesa, eccetera. Per cui se voi sapete già grosso modo i vostri avversari quali giocatori andranno a puntare, chiaro che i top li punteranno praticamente tutti, voi saprete già chi rialzargli o meno, dove fargli spendere più crediti ai vostri avversari e dove invece i vostri avversari probabilmente non punteranno, per cui voi potrete andare con decisione su quei giocatori, chiaramente se voi siete quelli che non avete tantissimi crediti. Io per esempio arrivo sempre a quest'asta che ho pochi crediti perché spendo molto nella prima asta. Invece ci sono miei amici che loro si conservano tanti crediti perché puntano a dominare questa asta qua. Loro puntano a rifarsi la squadra, a cambiare le cose che hanno sbagliato. Magari fanno più scommesse nell'asta quella che hanno fatto quest'estate. E adesso se qualcuna di quelle scommesse è andata male, cedono il giocatore, tanto hanno conservato dei crediti e puntano a comprarsi un top. Settima e ultima regola. Qui non bisogna puntare alle scommesse, perché voi dovete rinforzare realmente la vostra rosa. È inutile che andate a puntare un giocatore che bisogna vedere quante partite farà da qui alla fine dell'anno, che comunque è appena arrivato in Italia, bisogna vedere come si ambienterà, a meno che non sia un top, non sto parlando di Ibra, parlo di giocatori giovani che arrivano dall'estero. Diciamo che voi le scommesse potete farle solo e soltanto se vi faccio un esempio: voi nei vostri 6 attaccanti ne avete 5 che comunque siano titolari, allora l'ultimo posto sì che potrebbe anche essere una scommessa se vi va di farlo, idem per centrocampisti e difensori. Voi comunque dovete uscire da quest'asta di riparazione con la certezza che 1 vi siete rinforzati, 2 non giocate mai in 10. Ora, questi erano i miei consigli sulla strategia per l'asta di riparazione del fantacalcio. Se l'argomento ti interessa, ti consiglio di andare a guardare questa playlist dove troverai tutti gli altri video che compongono questa mini guida all'asta di riparazione del fantacalcio. Se hai una qualche domanda da chiedermi, anche specifica su un giocatore che stai puntando o meno, fammi un commento qua sotto e io ti risponderò. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata di questa guida all'asta di riparazione del fantacalcio.